Salve a tutti da Giusy, oggi vi cucinerò i calamari ripieni alle olive verdi a modo mio. Andiamo a vedere gli ingredienti. 1 chilo di calamari, 4 cucchiai di pan grattato, 200 g di olive verdi denocciolate, un ciuffetto di prezzemolo, una cipolla media, 10 g di capperi, qualche pomodorino per il ripieno e 50 g di olio. Adesso iniziamo a cucinare. Dopo aver tagliato i pomodorini a pezzettini e i tentacoli dei calamari, andiamo a soffriggere tutto. Tengo a dirvi una cosa, che oltre agli ingredienti che ho detto in questa ricetta, ci servono altri pomodorini e altre olive e capperi per poi metterli sopra i calamari prima di infornarli. Quindi abbiamo messo a soffriggere la cipolla, i capperi, le olive, i pomodorini e i tentacoli dei calamari e andiamo a farli cucinare un po'. Appena vedete che i tentacoli sono quasi cotti, aggiungiamo il prezzemolo, giriamo. Ho messo tutto grossolanamente perché poi dobbiamo tritare tutto. A questo punto spegniamo e aggiungiamo i 4 cucchiai di pan grattato. Dopo aver mescolato tutto per bene, andiamo a tritare tutto. Questo è il nostro trito del soffritto che abbiamo fatto e andiamo a riempire i calamari. Non riempiamoli troppo perché sennò fuoriesce tutto il ripieno. Andiamo a sigillare con uno stuzzicadenti e andiamo ad adagiare in una pirofila. Dimenticavo che prima di riempire i calamari accendete il forno a 180, così incomincia a riscaldare. E dimenticavo pure di dirvi di mettere un pizzichino di sale, che io non ho citato negli ingredienti. Questi sono i nostri calamari ripieni. Se vi rimane del composto del ripieno, non buttatelo. Facciamo delle polpettine. Aggiungiamo un altro po' di pan grattato. Giriamo tutto. Mettete quanto ne basta, naturalmente. Quindi, dopo aver riempito i nostri calamari, andiamo a mettere del pomodoro che io ho già tagliato a pezzettini. Un altro po' di olive e un po' di capperi. Quindi mettetelo in forno già caldo a 180 e lasciateli per 20-25 minuti. Questi sono i nostri calamari ripieni con olive verdi, le frittelline fatte col composto del ripieno rimasto. Spero vi piaccia, alla prossima, ciao!